noi siamo anche contrari all'utilizzo del fondo pensioni per queste finalità, nel senso che coprire a prescindere, però il fondo non è nostro, non lo gestiamo noi, noi diremo politicamente, speriamo che ci sia comunque un referendum in caso sia la scelta del governo di procedere su questa cosa qui, e speriamo di no, siano i lavoratori che hanno loro il diritto e il dovere di esprimersi su una scelta del genere, qui c'è il futuro delle pensioni di molte generazioni e già il fondo pensioni è a rischio perché entrate e uscite sono già in disavanzo di parecchie decine di milioni, quindi non si può pensare di fare con i bond del governo supplire a un debito creato, come si diceva prima, in pochi mesi dallo stesso governo, è assurdo. Noi siamo stati contrari, la nostra vita politica, abbiamo fatto battaglia contro il secondo pilastro, contro la privatizzazione dei fondi pensioni da anni, quello rimane, però comunque sia, se il governo deciderà di andare avanti, noi chiederemo assolutamente, ma l'hanno già detto le associazioni sindacali, ci fa piacere questo, che la scelta in qual caso verrà sottoposta ai lavoratori, dovranno decidere loro.